Buonasera e benvenuti a questa prima puntata del Pettegolezzo. Come potete vedere siamo in due, la sottoscritta Alessia Di Bella e la mia carissima Pina Giordano. Buonasera telespettatori, Alessia, è un piacere iniziare con te questa avventura perché cari telespettatori, io e Alessia di avventure ne abbiamo vissute proprio tante insieme. È vero, è vero. Alessia, parlaci proprio dell'ultima avventura trascorsa. L'ultima avventura è proprio quella che abbiamo trascorso qui. Proprio perché come dovete dentro. Sapere, noi abbiamo passato ben 76 giorni chiusi all'interno del campus perché la nostra quarantena è stata proprio qui dentro, perché gli studi televisivi sono proprio situati all'interno dell'Università Niccolò Cusano e quindi come non immaginare le dinamiche che si sono potute creare qui dentro. E poi attraverso questa avventura abbiamo avuto modo di conoscerci meglio e di, in un certo senso, vedere il peggio di noi. Sì, vedere il peggio di noi ed anche il meglio. Però adesso entriamo proprio nel vivo del programma. No, io ti stoppo però, Pina. Cioè, allora, tu devi che far succede? Vedere per forza i nostri telespettatori, però un dettaglio particolare. Facciamo vedere. Sì, dai, non fare... Vai. Regia. Guardate le scarpe di Pina Giordano. Il décolleté in pandan, cioè, col tailleur. Come si dice? Pandan. Possiamo entrare nel vivo del programma? Sì, adesso entriamo proprio nel vivo del programma con la nostra prima rubrica. Di chi si tratta? Allora, più che la prima rubrica, vorrei anche dire che questo è il primo varietà di Radio Cusano TV Italia. La nostra prima rubrica parla di gossip, ma come ben sapete il gossip non può essere credibile se lo si tratta solo in due, proprio per questo. No, ma in due che dobbiamo fare? Proprio per questo, prima di presentare il nostro ospite, il nostro special guest, chiedo alla regia di mandare la sigla. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to... Abbiamo con noi Salvatore Petrillo, opinionista televisivo. Buonasera Salvatore. Buonasera, benvenute nel salotto di casa mia. Che guarda, emozione. ci siamo persi il saluto perché non ti è sentito. Riproponiamolo. Lo rifacciamo? Rifacciamolo. Sì, vai, riprendiamo. Allora, ripresentatemi. E adesso abbiamo qui con noi la star, special guest, opinionista televisivo, Salvatore Petrillo, direttamente dal salotto della sua splendida casa. Buonasera Salvatore. Ciao ragazze, benvenute a casa mia, benvenute nel mio salotto. Ho fatto una presentazione degna. Guarda, siamo troppo emozionati di stare in collegamento con te. Sono io più emozionato di voi. Complimenti per il balletto, eh. Siete pronte per Striscia. Facciamo un appello ad Antonio Ricci di prendervi. Possiamo andare bene come velina, però vabbè, sfatiamo il mito della bionda e la mora. In questo caso la rossa e la mora. Vabbè, siamo nel 2020, una novità ci sta pure bene. Dai, Antonio Ricci è sempre pronto a lanciare le novità. Salvatore, io mi vedrei bene. Salvatore, cosa ne pensi delle scarpe di Pina? Pina sempre un passo avanti, eh. Brava. Bellissima. Anche perché questa sarà la mia mise proprio. Io in tutte le puntate indosserò questo tailleur rosa e poi a volte alternerò con un altro tubino. Quindi vorrei sapere da te se approvi il mio abbigliamento. Allora, approvo molto la sigla, eh. La sigla è bellissima, la sigla con Barbie Girl bellissima, ma anche il tuo tailleur, proprio in pandan con quello che andremo a trattare, il pettegolezzo, il gossip, tutto quello che fa chiacchierare. E allora che ne dici di iniziare subito? Allora, cominciamo subito perché ho studiato, mi sono preparato, sono pronto a cominciare insieme a voi questa avventura e naturalmente parleremo delle coppie e della quarantena, perché la quarantena davvero ha fatto tantissimi danni, sono molte le coppie che sono scoppiate, vero?
Confermiamo. Io ricevo tutti i giorni chiamate dai miei amici che continuano a mollarsi, non sanno cosa fare, quindi la quarantena ha fatto un gran male, anche voi lo avete appena detto in apertura di trasmissione. Ma secondo te da cosa è dovuto questa cosa? Dal trovarsi a vivere forzatamente nello stesso appartamento per tante e tante ore, da cosa è dovuta questa Beh, rottura globale? Ma chi è che sopporterebbe il proprio partner H24? Nessuno, non credo, nessuno. Voi tutto a posto? Sì, sì, sì. Io non parlo, meglio che non parlo. Tu niente, single. Non commento, guarda. Vabbè, parliamo invece della coppia più chiacchierata di tutti. Loro sono un po' gli Albano e Romina dei poveri, sono gli Albano e Romina dei giorni nostri, Belen e Stefano. Perché loro se pigliano, se mollano, eccoli qua quanto sono belli, loro se pigliano, se mollano, se ripigliano. Ma tu l'approvi questa coppia? È una coppia molto bella, soprattutto che riscuote un grandissimo successo, molto amata, sono tutti e due bellissimi. Ma quindi adesso stanno insieme o non stanno insieme? Non si è capito? Adesso non stanno insieme, adesso dopo 4 anni di separazione, lo sapete, erano tornati insieme da un anno più o meno. Ma la quarantena non ha fatto bene. E cosa è successo? È stata una litigata molto forte che davvero ha scatenato tutto il palazzo. Tutti si sono affacciati a vedere quello che era successo. Ma anche perché gli argentini quando si arrabbiano tirano proprio fuori la passione, il fuoco. Fuoco. No? Il fuoco che è in loro. Quindi immagino Belen adirata, arrabbiata. Cos'è successo? Ma lo sai perché Belen è arrabbiata? Perché? Perché Belen pare che sia molto gelosa e soprattutto Stefano non si accontenta solo di Belen Rodriguez, che è già stupenda, ma si lascia andare a molte flirt. Salvatore, gelosa di chi? Si sa gelosa di chi? Pare che abbia controllato il cellulare. Aia. E abbia trovato delle scappatelle e quindi da lì è successa tutta la litigata. Tasto dolente. Ma tu sei d'accordo con queste persone che controllano il cellulare e i loro partner? Il cellulare allora, si deve controllare o non si deve controllare? Il cellulare non va mai toccato, il cellulare non dovete aprirlo, non dovete andare a guardare i messaggi. Fino a tu hai mai guardato il telefono di qualcuno? Ahimè sì, e me ne sono pentita amaramente, quindi concordo con Salvatore, il cellulare non si tocca. Però la curiosità... Perché poi le cose sono decontestualizzate, quindi anche un messaggio che può sembrare una cosa un po' stupida, in realtà poi viene... Si parte prevenuti. Esatto, si crea poi un casino e quindi le coppie in questo modo scoppiano. Ma Salvatore, io avevo letto in merito a questa coppia che addirittura pare che Belen fosse in dolce attesa. Allora, Belen, quando tornarono insieme, dichiarò che era pronta a dare un fratellino a Santiago, quindi ad avere un secondo figlio. Sembravano ormai cose fatte, ma in realtà questa quarantena li ha di nuovo staccati, soprattutto vivono in due città diverse perché Belen sta a Milano mentre Stefano è a Napoli per le prove di Made in Sud che tra pochissimo debutterà su Quindi Rai era 2. Diciamo una fake news quella di Belen in dolce attesa, però pare che stessero pensando a un secondo figlio. Lo vorrebbero, non è detto che non arrivi, soprattutto se riusciranno a ritrovare un equilibrio. Non è semplice. Ma secondo te questo equilibrio lo troveranno? Soprattutto perché Stefano lamenta la presenza troppo ingombrante della famiglia di Belen. Loro sono sempre lì, abitano nello stesso palazzo, sono troppo presenti e quindi lui sente troppo il peso della famiglia argentina. Secondo te alla fine, Salvatore, questo equilibrio ci sarà? Lo troveranno? Oppure... Noi tifiamo per Belen e Stefano perché ci piacciono, sono una bella coppia moderna, però devono un attimo trovare pace perché ogni giorno stanno a litigare, un giorno litigano, un giorno fanno pace, un giorno litigano, basta. Ma la prossima coppia invece, c'è un'altra coppia che ha un po' questa tendenza, litigare e poi tornare insieme, di chi parliamo? Allora, c'è questa coppia meravigliosa che un po' c'entra sempre con la famiglia Rodriguez perché c'è un Andrea Iannone di mezzo che si sono condivise. Ah, perché noi lo ricordiamo, Andrea Iannone è l'ex fidanzato di Belen Rodriguez. Ma anche di Giulia De Lellis, perché parliamo proprio di Giulia De Lellis e Andrea D'Amante,
sono tornati insieme. È Ma ufficiale. dai, non lo Sono sapevi? Ma tornati questa è una insieme. notiziona. Sono tornati insieme, ormai è ufficiale. Cosa fatta? Hanno trascorso la loro quarantena a Pomezia, a casa della famiglia di lei. Lei è praticamente originaria di Pomezia, lo sapete? Sì, io lo Sì. sapevo, sì. Nel frattempo ci sono stati di mezzo due fidanzati, quindi Andrea Iannone e Irama, fresco fresco di vittoria ad Amici Speciali. Sì. Ieri sera ha trionfato, anzi, complimenti ad Irama. Però è anche un libro, tra l'altro, c'è stato io di mezzo. Le corna stanno bene su Ma tutto, ma io. appunto, secondo te, no? Dopo che Giulia De Lellis ha scritto un libro sulle corna fatte da Andrea Damante, dove ha trovato la forza di tornarci insieme? Cioè, Ma tu ci credi alle coppie che tornano insieme dopo aver vissuto un tradimento? diciamo che innanzitutto sì, ci credo, perché quando c'è un vero amore, poi i problemi si affrontano, si risolvono e si superano. Qui però si parla di corna ricorrenti, non di corna una tantum. Quindi, secondo me, non è detto che Andrea non ci ricaschi. Questa è la mia paura, sono L'essenza di sicuro che una persona Andrea, non si può cambiare. esatto, sono sicuro che Andrea prima o poi una scappatella se la farà di nuovo. Tant'è che c'è già il primo litigio, nonostante siano tornati insieme da 20 giorni, perché Giulia è gelosa di alcuni like che Andrea ha messo ad una ragazza, forse già una sua ex. Ma certo, ma perché poi. Cioè, se non ti fidi perché sai quello che ha fatto il tuo fidanzato, è difficile rifidarsi. Avrai È sempre molto quel tarlo di complicato, dubbio. Non molto è facile riconquistare la fiducia. molto. Però, ragazze, non pensiamo a male, ma vi dico che Andrea vuole sposare Giulia. No, Notiziona! non le ha regalato ancora l'anello perché tra un po' arriverà, non ha avuto tempo, in quarantena erano tutti chiusi, ma subito dopo la quarantena, quindi adesso nella fase 3, tra pochissimo le regalerà l'anello. Nel frattempo si è portato avanti e gli ha chiesto la mano. Ma dove vivranno? Si sa se andranno a Milano, se faranno su e giù. Allora, loro praticamente stanno a Milano, sono tornati a Milano nella loro casa, nella casa di lui. Pensa che la prima casa, il loro primo nido d'amore a Verona, adesso è stato trasformato in un B&B e hanno invitato tutte le coppie ad andare lì perché pare porti bene. Secondo voi porta bene? La sede di Romeo e Giulietta, dai, Però potrebbe portar bene. secondo me non porta così bene, cioè io non ci andrei. Vabbè, ma tu da buon campano possiamo dire che sei un po' scaramantico. Beh, direi, se brigliano, se mollano, non direi che sono una coppia stabile, dai. Vabbè, nessuno di noi è stabile, diciamocelo, dai. Quindi No, diciamo quello tu la direi dai che è un po' stabile. per coppia scoppiata. Io la do un po' per coppia business. Ah, ecco. No, può essere, ce n'è tanti così. Secondo te, ad esempio, no? Serena e Nardu e Pago, cosa mi dici? Ecco. Questo è un capitolo infinito perché questi qui vanno in giro per tutte le trasmissioni, si prendono, si rimollano, poi fanno pace. Praticamente loro hanno partecipato a Temptation Island E VIP poi lo l'estate ricordiamo, scorsa. lei ex tronista di Uomini e Donne, lui è un cantante. Lui è un cantante anche abbastanza famoso, Sì? e avevano partecipato a Temptation Island VIP l'anno scorso. Lei ha conosciuto un tentatore, Alessandro Graziani, del quale si è, tra virgolette, innamorata, si è lasciata andare e sono usciti da Temptation Island separati. Quindi questo era successo l'anno Tra scorso. l'altro lui ha Pago. sofferto tantissimo, io ho seguito Temptation Island e ricordo le Che lacrime uomo, che che ha uomo. versato per lei mentre soffriva, osservando poi chiaramente le uscite, tutti i momenti vissuti tra Serena e il tentatore. Quindi il fatto che le abbia dato una seconda possibilità credo che non sia stato un gesto da poco. E poi soprattutto loro erano andati a fare la pace al Grande Fratello VIP, sembrava tutto a posto, stavano trascorrendo la quarantena insieme, erano d'amore e d'accordo. E Salvatore, invece, Salvatore, ma per fare pace c'è bisogno di andare al Grande Fratello VIP? Non puoi fare pace a casa tua? beh, sai che molti telespettatori sono stati d'accordo con te?
erano diventati un po' pesanti a vederli dappertutto, prima a Temptation, poi al Grande Fratello, e poi non gli avremmo dato vita lunga. Infatti da lì a poco la coppia, diciamo, è che lei è sempre così, da ciò che appariva, no? Un po' sembrava un po' annoiata dal rapporto, dalla storia, l'ha pure dichiarato. Sì. Ma cosa è successo in questa quarantena? Stavano trascorrendo la quarantena insieme in Sardegna, quindi Pago l'aveva perdonata, mm-hmm. aveva perdonato il suo flirt col corteggiatore, quando c'è di nuovo il telefono di mezzo. Mamma mia, come dobbiamo fare questi telefoni? I messaggini. E come quindi? Si fa? E quindi dice che da questi messaggini ha capito che Serena e il tentatore non hanno avuto solo qualche notte di passione, ma un vero e proprio flirt. Ma lei l'ha ammesso oppure sono solo dei messaggi, un po' notizie trapelate così? No, Serena dice che non è assolutamente vero, vabbè, ovviamente, non è che può confessarlo, dice che non è vero, ma accusa Pago che ha trovato questa trovata pubblicitaria solo per vendere il suo libro. Infatti Pago sta per uscire con un libro e... Serena, quindi possiamo dire che si sono ormai lasciati definitivamente? Ma definitivamente non lo so, perché lo sai come sono le coppie VIP, un giorno stanno insieme e l'altro giorno no, però per il momento c'è del fuoco. E invece, Salvatore, la prossima coppia? Di chi parliamo? Parliamo di? Diletta Leotta. Diletta Leotta. E Daniele, si chiama Daniele il suo fidanzato. Ma quanto sono belli, chiediamo alla regia di mostrarceli. Diletta Leotta e Daniele Scardina, lui è un pugile. Sono che bellissimi, bellezza, giovanissimi, che si amano. Ma come si sono conosciuti? Allora, loro praticamente sono... Diletta usciva fuori da una storia, no? Sì, lo sappiamo e bene. Ha conosciuto questo giovane pugile. Hanno trascorso la quarantena insieme, si sono allenati tantissimo, perché come vediamo dalle foto tutti e due ci tengono, no, all'aspetto fisico, alla cura del corpo. Abbiamo visto. E finita la quarantena vengono fuori da un weekend sul lago di Como, dove hanno trascorso alcune notti, da 3.000 euro a notte. Ma tu credi che dureranno? Sai che Diletta lo ha già presentato ai genitori? Però, ammazza! Però Dilettona ha fatto presto, praticamente. Visto da fuori, no? Diletta Leotta è una stupenda conduttrice televisiva. Tra l'altro sportiva. Concittadina di Alessia. Esatto, è bellissima. Però vederli da fuori sembrano un po' due mondi a parte. Lui tutto tatuato, tutto così, no? Stomacio, pazzesco. Lei sembra più un viso angelico. Che ne pensi? Penso che comunque c'è di mezzo lo sport che li accomuna. Quindi lei è appassionata di calcio, fa la giornalista sportiva, esatto. Lui pugile, quindi probabilmente avranno trovato... Dici, la passione dello sport. Quindi. Avranno esatto. di cui parlare. Esatto, può sicuramente, essere. Ma non parleranno, credo. Salvatore, ma andiamo avanti, dobbiamo fare gli auguri a Eleonora e Daniele. Allora, no, Eleonora e Giulio. Allora, facciamo gli auguri a Eleonora e Daniele. Eleonora e Giulio, sì. Eleonora, Daniele e Giulio, il papà, per l'arrivo della piccola Carlotta. Loro lo avevano, lei aveva dichiarato in diretta che stava per diventare mamma e qualche giorno fa, proprio a ridosso della diretta, perché Eleonora sta guarda camminista, che bel pancione. Bellissima, esatto, è andata in onda fino al giorno prima e finalmente però è arrivata Carlotta. Auguri ad Eleonora e Giulio per questo meraviglioso arrivo. Che bellissima, una bellissima mamma. Guarda, qua ridiamo perché Pina ha fatto proprio una confusione immensa. Ma Eleonora e Daniele hanno guardato, ha detto ma scusate, ma questo è il bello. Questo è il bello della diretta. Cioè, con Pina non si può non ridere, cioè è una cosa fantastica. Vabbè, va infatti... bene, va bene.
Ma parliamo, insomma, parlaci tu. Lo posso dire io? Sì, dillo aspetta, tu, dai. Aspetta. Adesso parliamo di Clizia e Paolo, perché restiamo in tema Grande Fratello. Ma quanto sono belli! Una coppia, esatto, che è nata all'interno del Grande Fratello VIP e da lì è esplosa, perché lo sapete, lei veniva fuori da un matrimonio molto, molto, molto tormentato. Con chi stava prima lei? Lei stava con Francesco Sarcina. Ah, quello delle vibrazioni. Sì, il cantante. Buongiorno, buongiorno. Ma sai, io non l'avevo mai vista in TV, ma aveva già partecipato come comparsa, aveva fatto dei programmi televisivi. Cosa sappiamo in più? Lei aveva fatto, a parte essere la moglie di Francesco Sarcina, quindi comunque aveva avuto una sua visibilità. Sì. E loro in coppia hanno partecipato a Pechino Express. Ah, ecco. Loro hanno fatto Pechino Express insieme e poi da lì dopo un po' sono scoppiati. Di mezzo c'era Riccardo Scamarcio, lo sapete, no? Ma certo, come non saperlo, quel gran figo. Alessia, ti prego, contieniti. Scusa, Riccardo Scamarcio. Vabbè, ma ormai sarà pure tramontato, cioè ci sono tanti altri. Uno come lui non tramonta tanti mai. Tanti altri bonazzi. Non tramonta mai. Beh, uno scusa, come Riccardo. Alessia, quindi se tu fossi stata Clizia avresti tradito tuo marito Francesco? Questo non lo dico. Riccardo Scamarcio? Questo non lo dico, però Riccardo Scamarcio è un gran figo, per me non tramonta mai uno come lui. No, io non vabbè, non penso Clizia. Che sia così bello. Tra l'altro vorrei dirlo, per carità è un bravissimo attore, però mi è capitato di incontrarlo, io sono attratta dagli uomini tanto fisicati e quindi salutiamo Riccardo Scamarcio, ma è un po' mingherlino. Quindi a te piace Daniele? Sì, Scardina, approvo. Vabbè, contano i modi di fare, anche se non sei pompato, puoi avere tanto altro da dare, no? Ragazze, comunque basta, Riccardo Scamarcio e Francesco sono superati perché Clizia si è buttata tra le braccia di Paolo. E chi è? Come chi è? Paolo Ciavarro. Paolo Ciavarro. Mi sono perso un passaggio, esatto, Clizia e Paolo si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello VIP e da lì hanno continuato praticamente a stare insieme. Fantastico. E invece adesso si amano e c'è stata questa prima notte di passione, perché al Grande Fratello erano chiusi lì, non hanno fatto niente. Mentre quando sono usciti post quarantena si sono incontrati in Sicilia ad Agrigento. Sono nate alcune critiche da questo incontro. Tu ne sai qualcosa? Allora, praticamente cosa è successo? Che dovevano incontrarsi per la prima volta a Live Non è la D'Urso, ma pare si fossero incontrati nei giorni scorsi per posare per la copertina di Chi. Quindi Barbara D'Urso li ha un po' cazziati in diretta. Salvatore, però vabbè, dai, ci può stare. Salvatore, ma cos'è accaduto alla nostra zia Mara Venier? Mara, cosa hai combinato? No, zia Mara, a parte che la amiamo tutti, le facciamo davvero un in bocca al lupo. Zia Mara non si tocca. Zia Mara è fantastica. Ma come se l'è rotto? Il piede, si domenica è rotto il piede. Scorsa lei si è praticamente ha avuto una frattura al piede, una cosa abbastanza grave. E tra l'altro lei non è nuova a cose del genere, perché pensate che 25 anni fa si ruppe i legamenti del ginocchio e nonostante questo è andata comunque in onda, ve la ricordate, sulla sedia a rotelle a Domenica Inn. Fantastica. È stata la prima donna ad andare in onda col gesso. Adesso è risuccesso. Domenica scorsa, mentre stava andando alla Dea per andare in onda con Domenica Inn, è caduta, però nonostante il dolore ha comunque portato avanti la diretta fino alla fine e poi ha scoperto di essersi rotta il piede. E noi le auguriamo una pronta guarigione. Sì. Auguri Mara! Lei però domenica, auguri a Mara che comunque domenica sarà comunque in onda. Lei è fortissima, è una forza della natura. Certo, forza Mara! Certo, Salvatore. Forza. Noi ti ringraziamo tanto per, diciamo, per questo gossip insieme. È già finita, sì, ma però se vuoi noi ti aspettiamo. Cose. Se vuoi, noi ti aspettiamo sabato prossimo. Sabato prossimo. Sabato appuntamento prossimo stessa ora. Allora, possiamo consigliare un libro?
Certo. Ho cominciato questo bel libro di Ferzan Özpetek, Come un respiro, molto bello, parla di una storia molto avvincente, di amori, tradimenti, passato, futuro, parla giusto di Roma per noi. E Istanbul, quindi sì. Andate in libreria, compratelo, è appena uscito, di Ferzan Özpetek, Come un respiro. Grazie. Grazie Salvatore. Grazie Salvatore, grazie. A sabato prossimo. Grazie. Ciao. Per essere stato nostro ospite, a sabato prossimo. Bene, Pina, adesso è arrivato il momento forse di andare a fare un breve break pubblicitario. Pubblicità. A tra poco. Bentrovati. Allora, Pina, l'atmosfera inizia a farsi abbastanza calda. Beh, sì, inizia a farsi calda perché adesso parleremo d'amore. Ma tu, Alessia, ma come te le immagini una vita senza amore? Sarebbe... Fina, basta, perché fai troppo la filosofa? Ma sarebbe inimmaginabile. Ma fai un po' più la concreta, sembra perderti qua, l'amore di qua, l'amore di là. Ma io sono una romantica, ok, però il troppo storpia, no? Però noi parleremo d'amore attraverso una rubrica, la posta del cuore. Sì. Appunto, noi selezioneremo ogni sabato dal web delle lettere che chiaramente scrivete voi da casa e noi le commenteremo e, perché no, trovare magari uno spunto di riflessione. A me personalmente servirebbe. Ma assieme a noi ci sarà un ospite d'eccezione, chiamiamolo psicologo del cuore. Io direi Cupido, il nostro Cupido. Sì, ma Cupido. Prima di presentarlo chiederei alla regia di mandare la sigla. Sigla. Spegnata giù la luce, la sua bocca. Sul collo, al respiro un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se puoi farlo o lasciarlo soffrire, l'importante è... Alessia, ma cosa stai pensando? Mamma mia, mi sono immedesimata in questo testo. E poi sono io quella romantica. Mi sono salite le vampate. Ma adesso iniziamo subito a presentare il nostro ospite, Gianluca Lioi, ed è un opinionista televisivo. Buonasera Gianluca, e ben trovato, benvenuto. Grazie ragazze, buonasera. Madonna, come siete calienti. Guarda, questa sigla ti è piaciuta? A me personalmente già ero in aria, sospesa. Già folgorata, insomma, da questa visione. Sì, sì, si era proprio imbambolata. Ma sì. Gianluca, cosa ci dici di questa posta del cuore? Allora, io sono, insomma, lusingato di essere il vostro Cupido, più un amico con cui ci si può confidare, ma non certamente un vero psicologo. Se ma voi leggeremo queste lettere, cercherò con delle risposte dolci, severe, ma anche pungenti, e comunque sincere, di trovare degli spunti di riflessione. Importante è sempre la sincerità. Esatto, io diciamo ragazzi inizierei con un bel tema in voga negli ultimi anni, il toy boy. Aia! Allora, voi... Ecco, Alessia, perché questa espressione? Il toy boy. Cosa hai detto Gianluca? Il toy boy, Alessia, tu preferisci l'uomo più grande o più piccolo? Guarda, io preferisco, non per lavarmi le mani da questa cosa, però passo la palla a Pina, perché quando abbiamo detto toy boy, lei ha fatto una faccia pazzesca. Pina, che ne pensi? No, io penso che sia sbagliato definire un uomo toy boy. Cioè, in fondo, la maturità... Non è un giocattolo, no? Come Gianluca? Non è un giocattolo, ecco. Non è un giocattolo, non è un giocattolo, hai detto bene, ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo... Perché non le convengono le chiacchiere. Ecco, va bene, iniziamo subito con la prima lettera da parte di Federica. Pensate ragazzi, è una donna di 45 anni che sta vivendo una sorta di crisi di mezza età, perché da una parte ovviamente vorrebbe costruire una famiglia, avere un figlio, però dall'altra ha corteggiatori sempre molto giovani, sotto i 30 anni. E infatti dice: ho 45 anni, ho sempre... Sì, leggicela, 30 anni, li lascio sempre io perché non ho mai il coraggio di andare oltre, di far loro fidanzati presentabili. Ora nella mia vita c'è C, puntato, a 25 anni, lo amo davvero, mi fa stare bene, mi dà energia, con lui parlo di tutto. Il problema però, pensate ragazze, che è il figlio di una sua cara amica, compagna di liceo, che nel tempo comunque non ha mai perso. Sono terrorizzata che lei venga a saperlo, ma d'altronde però vorrei chiedere a questo ragazzo se vuole figli, perché già so che ne vuole, no? Il terrore che
a tirare indietro, tanto la sua età. Intanto il tempo passa e ovviamente ogni giorno scopro un segno nuovo sul mio volto. Gianluca, cosa diciamo a questa Federica, poverina? Allora Federica, dai, purtroppo ecco, le lancette dell'orologio passano per tutti, ognuno di noi vorrebbe comunque che si fermassero. Poi diciamo, scusa se ti interrompo, la donna ha anche un orologio biologico. Sì, dai, diciamo quello passa un po' per tutti, ognuno di noi vorrebbe insomma che si fermasse in un momento preciso della nostra vita. Diciamo, il mio consiglio è proprio per questo di non perdere comunque più tempo, prendi coraggio cara Federica, parla con la tua amica e se vi vedrà comunque felici e contenti non ostacolerà la vostra comunque decisione. La Però tu storia. Cosa ne pensi della possibilità che una donna più grande possa frequentare un uomo molto più piccolo di lei? Potrebbe anche essere, diciamo, una parentesi di vita un po' di... Colorata. Colorata, di spensieratezza. A volte potrebbe anche... cioè, potremmo averne bisogno. Cosa ne pensi tu? Ma io penso che l'età sia veramente solo un numero, nel senso che la maturità non per forza, insomma, fa rima con l'età che uno ha. Puoi trovare un ragazzo di 20 anni comunque più maturo di uno di 40, insomma, immagino voi possiate confermare questa cosa, ecco. Sì, noi lo confermiamo, siamo d'accordo con te, però a volte magari una donna che esce o che frequenta un uomo molto più piccolo di lei tende a chiedere all'amica, ma secondo te si nota tanto che lui è tanto più piccolo di me? Esatto, quindi ragazzi io direi solamente di... Più un fattore estetico, diciamo, di coppia. Diciamo, ecco, pure l'occhio insomma vuole la sua parte. A un certo punto può essere pure un vanto che sei con l'uomo più piccolo, tutto figo, e quindi magari stai lì a vantarti di questa cosa con le amiche. Infatti io ragazzi ho un sacco di donne che mi fanno la corte, io sono molto giovane, quindi... Stiamo calmi Gianluca, stiamo calmi. Ecco. Va bene ragazzi, io direi di iniziare con la regina del varietà, Raffaella Carrà, con questa canzone che si chiama proprio Toy Boy. Regia. Sentiamo. Perfetta, azzeccata. Davvero azzeccata. Queste scelte musicali. Che ne pensi di far introdurre adesso la seconda lettera ad Alessia? Vediamo perché un po' come Alessia? Se la cava. C'è un motivo, Alessia? C'è un cosa? Motivo. C'è no, un fa motivo, finta Alessia, di non sentire Gianluca. No, ti giuro. Va bene, ripeti. Dici un po'. Che hai detto Gianluca? Ha detto se c'è un motivo, perché la devi leggere proprio tu questa seconda lettera? Perché mi va, posso? Scusate, vi devo chiedere il permesso. Ma che cosa è successo? Voglio leggere la seconda lettera. Ok, noi siamo tutti orecchie. Allora, vai. Questa donna scrive: sono disperata, ogni volta mi sembra di aver trovato l'uomo giusto e invece all'improvviso ecco la delusione. Pretendo troppo? Ho un'amica che condivide le mie stesse delusioni nei confronti degli uomini e quindi se diventassi omosessuale? Questa... Quindi questo è il quesito. Mi sembra di capire che si parla di pantofolai, Alessia. Spero che il tuo ragazzo non sia un pantofolaio. Guarda, io non parlo d'amore, non parlo della mia vita privata qui, okay. Però ti posso dire che mi rivedo tanto in questa lettera. Ma ti rivedi in questa lettera forse quando c'è scritto, sai, a volte non sono sempre sicura di aver trovato l'uomo giusto. Ma tu, l'uomo giusto, l'hai trovato, lo troverai? Io sono un po' scettica. Magari quando hai l'uomo accanto, ipotizzi sia quello giusto, però poi tante dinamiche, quindi non sei mai sicuro. Quindi sì, non però lo so. Questa donna appunto dice: non cerco mica la luna, cerco un uomo che non mi annoi, pretendo troppo, uno che non si metta le ciabatte. Beh, in effetti... Allora, io vorrei insomma spezzare una lancia a favore degli uomini, della mia categoria, ragazze, confermatelo anche voi, non siamo tutti noiosi. Anzi, troviamo pure il ragazzo che porta la ragazza il sabato sera al ristorante, insomma. Però Gianluca, a volte manca quel pizzico di pepe che ci deve essere sempre. Certo, però questo bisogna un po' che tu da entrambe le parti ci sia
questo sprint. Diciamo, dai. la donna deve cercare anche di stuzzicare di tanto in tanto. Pina, tu che ne pensi dei pantofolai? Allora, non mi è mai capitato, perché io sono un uragano Confermo. abbastanza, come dire, movimentata. Mi definiscono frizzantina, quindi certamente non attiro l'uomo pantofolaio, ma semmai dovessi attirarlo, anche se non sto Quindi cercando. fai un po' per tutti e due, dai, per l'uomo e per la Esatto. donna, ecco. Esatto, ma Gianluca, quindi che Comunque, consigli? io poi, insomma, ho sentito che vuole, insomma, proprio eliminare la categoria degli uomini, però ecco, cara donna furiosa, così mi sembra di capire che ti sei firmata, diamo una possibilità a questi uomini, esci con la tua amica il sabato sera e guardiamoci un po' intorno, Secondo me magari questa può donna furiosa è Pina Giordano. Mi sa pure per me, mi sa pure per me, poi lo scopriremo nel corso delle puntate. Può Comunque, essere. non chiedi mica la luna, quindi dai, io direi di sentire questa canzone meravigliosa di Fiordaliso che si chiama proprio Non voglio mica la luna. Vai via. Dedichiamola alla donna furiosa, Tutte vai. le donne furiose. Non voglio mica. Di andare a fare l'amore ma senza aspettarlo da te. Non voglio mica la luna, ma tu vuoi la luna, Pina? Io sì, Secondo me tu sì. io sì, io sono abbastanza viziatella. Lo so, Non Pina, mi ti conosco. accontento, non mi accontento Ti mai. conosco bene, Pina. Gianluca, invece tu in amore come sei? Sei pretenzioso, ti accontenti? Cosa Cosa prediligi? prediligi? Diciamo una cosa, io penso con l'età poi ognuno è più consapevole di che cosa uno vuole, quindi si accontenta anche di meno, giustamente, dai, Ma insomma. tu ti accontenti? No, direi proprio di no. Mi devo accontentare, ragazze? Mi devo No, accontentare assolutamente. No, mai comunque. accontentarsi nella vita. Rischi di Ecco. essere poi depresso a un certo Ecco, punto. anche no, dai, diciamo che abbiamo collezionato una bella collezione di esperienze, Gianluca, dai, ma tu diciamo così. cosa ne pensi, in quanto psicologo del cuore, degli amori estivi, degli amori che nascono d'estate con la bella stagione? Ma diciamo ecco che l'estate più che una stagione è proprio uno stato d'animo, quindi insomma è un bello sfondo per creare una storia d'amore. Certo, bisogna poi vedere a settembre Ma cosa secondo te alla succede. fine, in fin dei conti, è una parentesi colorata e frizzante oppure si può credere in quella cosa lì e magari andare avanti? No, ci sono coppie che Appunto. magari si conoscono in vacanza d'estate al mare e poi alla fine il loro amore va avanti e va avanti anche per tutta la Esatto. vita. Potremmo citare tantissimi personaggi. Tu, per esempio, chi ti viene in mente? Ma allora, molti amori, insomma, poi ne avete trattati anche prima nella rubrica del gossip, iniziano comunque d'estate, molte Sì. coppie, insomma. Quindi Ma tu siete sei troppo più da buoni. passeggiata in riva al mare oppure semplice aperitivo in un bar? Io diciamo sono per entrambe le cose, si può fare l'aperitivo e poi perché no, una bella passeggiata a riva al mare Quindi un o po' magari. romantico lo sei in fin dei conti, un po' di romanticismo. Perché in fin dei conti, dai, io sono Cupido, quindi insomma il romanticismo fa parte di me. Va bene, dai. Comunque, leggiamo la prossima lettera, Ci Pina. crediamo, ci crediamo. La facciamo leggere a Pina stavolta. Dai. Vado. Ho una storia parallela al mio matrimonio da 15 anni, anche se lo racconto con allegria, non c'è niente da ridere perché è la tragedia della mia vita. Per me è un travaglio lungo, 15 anni, perché non so scegliere. D'altronde nessuna delle due mi ha mai spinto a farlo, né la mia amante che ha sempre atteso senza avere nessuna garanzia, né mia moglie che non ha mai protestato per le mie frequenti assenze. Io sono consapevole di voler be di volerle bene, di aver bisogno di tutte e due, ma avrebbe senso tutto ciò?
Gianluca. Mi sa che hai avuto un lapsus. Parlavamo di Playboy prima, dovevamo vedere i Playboy. Come mai? Che sì, succede? Ma in realtà mi sono soffermata proprio su questa lettera perché sono. Sì, io vivo molto ascolto molto il mio cuore, quindi ho dato priorità e importanza a questa lettera perché ne volevo parlare con te di questo argomento. Diciamo un bel tema, diciamo, di corna che avete. Di cui avete parlato anche prima, insomma. Gianluca, ma come si deve fare con questi uomini che non si accontentano di una donna, ma ne vogliono due, tre? Ma perché? Secondo te da cosa dipende? Un fattore potrebbe essere, ho letto a volte su alcune riviste che addirittura si tratta di un fattore genetico, ma tu cosa ne pensi? Ma io diciamo, ecco, che noi uomini abbiamo molte qualità, soprattutto quella di essere un po' para, vabbè, avete capito, insomma, no? Cioè, diciamo, questo ragazzo che, insomma, vorrebbe proprio una legge sulla bigamia, e si dice un po' così che nessuna delle due donne lo ha mai costretto a scegliere, però, ecco, insomma, deve scegliere col suo cuore, non possiamo dare la colpa poi a queste povere donne che, insomma, magari ignare, no? Gianluca, ma secondo te si possono amare due persone contemporaneamente oppure è solo la cosa di avere tua moglie e magari avere la scappatina, chiamiamola così in modo in gergo? Ma allora, diciamo che siamo sempre stati abituati, magari. Sì, però... sincero, lasciati andare. Dai, Gianluca, dai. Lascia andare. Ma io, insomma... Io ho sempre amato solo una persona. Tu sei un tradizionalista, diciamo. Sì, però insomma non c'è una legge assoluta che vieti, insomma, di amare un'altra persona contemporaneamente, però ecco, i rischi ci possono essere, infatti, insomma, io pensando a questa lettera mi è venuta in mente un'altra canzone di Raffaella Carrà, che poi è la regina del varietà. Però Gianluca, prima di ascoltare la canzone vorrei farti un'ultima domanda. Secondo te è un fattore pregiudicante per una donna invece, piuttosto che per un uomo, amare due uomini? Ma io penso una cosa, che ognuno nella vita è libero di fare quel che vuole, se non va a ledere poi, insomma, la libertà altrui. Diciamo, ecco, che come dice il nostro protagonista, ha sofferto, insomma, per 15 anni perché era un po' combattuto, quindi a volte è meglio preferire una sola felicità e concentrarsi con una sola persona, anche perché, ragazzi, diciamolo che già sopportare sopportare una persona è dura, figurarsi. Ma infatti, Gianluca, come si può fare? Ma secondo te una donna quando scopre un tradimento cosa prova? Cioè, cosa a un certo punto pesa più, il tradimento fisico o il tradimento mentale emotivo? Diciamo, ecco, che forse uno è più facile superare un tradimento fisico piuttosto che uno mentale. Se subentra poi l'attrazione mentale è un po' più difficile, ecco. Quindi diciamo che è una cosa un po' fisiologica, a un certo punto la fine di una storia è l'inizio di un'altra, insomma, però perché andare ad accavallare le due cose? Sì, forse diciamo a volte che... semplicemente potremmo dire se non si è contenti della persona con cui si sta e quindi l'altra persona che si incontra nel percorso della vita magari è in grado di far provare emozioni che sembravano ormai dimenticate. Certo, può essere. Sì, ecco, diciamo che in una coppia bisognerebbe essere bravi a non far sopire mai ogni emozione, diciamo, bisognerebbe sempre vivere come fosse il primo giorno. Ovviamente è un po' un'utopia, però bisognerebbe impegnarsi in questo senso. Poi magari, Gianluca, lasciami dire, siamo tutti un po' moralisti in questo, no? Magari siamo qui a dire, ma come fa ad avere due donne, però poi magari succede a noi. Insomma, se non vivi la cosa non la puoi capire. Bisogna, infatti, noi comunque non giudichiamo, perché in questo non programma nessuno. Noi non vogliamo giudicare, ma noi vogliamo proprio capire attraverso degli esperti alcune tematiche che riguardano soprattutto l'amore. I punti di vista degli altri, a 360 gradi. Mai avere la presunzione che il proprio punto di vista sia quello giusto e oggettivo. Esatto, sono lettere in cui ognuno si può comunque immedesimare e le scegliamo proprio per questo motivo, per creare, insomma, delle chiavi di lettura e dei consigli.
Infatti, insomma, la prossima canzone racconta un po' questo tema che si chiama proprio Che dolor di Raffaella Carrà. Io direi di Però ascoltarla. Gianluca, non anticipiamo le cose, un po' di mistero, bisogna essere misteriosi. Va bene, regia. Trovi un altro più bello che problemi non ha. Trovi un altro più Trovo il problema. problemi non ha. Ma quando lo trovo un altro più bello? Ecco, infatti. Ma tu ci credi nella frase bello è impossibile? Sì. Ma diciamo ecco che questo me lo dovreste dire voi, no? Perché siete sempre affascinati dall'uomo, come dire, bello e impossibile. Poi magari vi capita quello buono, gentile, È però lo vero, guardate sempre un po' così con distacco, è no? vero, è vero. A me piace l'uomo bello e impossibile. Ecco, non avevo dubbi. Tu Pina, che dici? Ma direi che poi quando si va un po' più avanti con l'età, Come se ne avessimo non so quanti anni di differenza. la bellezza passa in secondo piano, però l'occhio vuole la sua parte, Che poi, questo. scusa, ti interrompo, detto sinceramente, ma cos'è impossibile per noi? Noi arriviamo a tutto. No, niente è impossibile. Ecco, niente impossibile, dai. Quindi, Ma chi la legge la prossima lettera? Allora, la prossima lettera, diciamo, ecco, parliamo di Playboy, no? Vai, allora Cioè. leggila tu, è proprio per te, vai. Ok, va bene. Allora, c'è una ragazza che è innamorata di un suo amico di università, si chiama, insomma, Alice, e dice: mi sono innamorato di un mio amico, lui è il classico Playboy. E cambia ragazza molto frequentemente, non si vuole impegnare seriamente ed è solo interessata comunque a relazioni frivole. Nonostante ciò, io mi trovo bene con lui, la pensiamo allo stesso modo su molte cose, abbiamo creato un bel legame in questi mesi. Ci scriviamo tutti i giorni assiduamente su WhatsApp, credo di provare qualcosa per lui. E anche se però temo che lui sia interessato a un'altra ragazza. Io, insomma, ci tengo molto a lui, che cosa dovrei fare? Bene Ragazzi. Gianluca, prima di commentarla, noi vogliamo e dobbiamo tassativamente lanciare la pubblicità e riprendiamo fra qualche minuto. Call Playboy, non Pubblicità. mancate, a tra poco. Gentili telespettatori, ben ritrovati. Noi ci eravamo fermati a parlare di Playboy e chiediamo alla regia di collegarci col nostro psicologo del cuore, il nostro Cupido Gianluca. Ben Ben trovato Gianluca! trovato Gianluca. Ciao ragazze, bentornate. Allora, di cosa stavamo parlando? Riprendiamo il Allora, discorso. parliamo di amori tra amicizie, amici, insomma, vi è mai capitato a voi di innamorarvi di un vostro amico? Vi è mai No, guarda, capitato? guarda, per me personalmente se sei amico diventi a un certo punto asessuato, quindi sei amico e rimani amico a vita. Per Ok. Sì, io concordo con Alessia, a me non è mai accaduto, non mi è mai successo, perché in automatico quando penso di provare affetto per un amico Certo. difficilmente si può tramutare in qualcos'altro. O c'è Invece o non c'è la chimica. a te è mai accaduto? No, no, io pure ho sempre rispettato, insomma, amicizia o amore. Invece, alla nostra protagonista è successo il contrario, perché Alice è una ragazza di Milano, una studentessa che ha fatto amicizia, insomma, come capita durante l'università di fare amicizia con un ragazzo. E loro si sentono assiduamente tutti i giorni via WhatsApp, Non è però un iniziano. classico ragazzo, diciamo, per bene, lo definisce playboy. No, è un playboy, sì, infatti, insomma, anche paura un po' di questo, perché ogni volta, insomma, proprio in nome di questa amicizia, questo ragazzo racconta ad Alice tutte un po' le sue scappatelle, un po' le sue avventure, quindi, sai. Scusa, ma Alice in tutto questo cosa fa? Sta ad ascoltare, non si incavola, cosa fa? Alice fa l'amica, però dentro di sé, come si dice a Roma, un po' rosica, perché
insomma, sotto sotto inizia a provare qualcosa che va oltre l'amicizia. Perché Alice quindi non si apre, non dichiara il suo sentimento? Infatti, ragazzi, lei scrive proprio questo. Lui dice, leggiamo la lettera. Lui è il classico playboy, cambia ragazza molto frequentemente, non si vuole impegnare seriamente ed è interessato solo al sesso. Nonostante ciò, dice, io mi trovo bene con lui, la pensiamo allo stesso modo su molte cose, abbiamo creato un bel legame in questi mesi, ci scriviamo tutti i giorni e parliamo molto su WhatsApp. Credo di provare qualcosa per lui, ma non credo che il sentimento sia contraccambiato, anche se non mi spiego perché ci scriviamo assiduamente tutti i giorni. Può essere che sia semplicemente una forte amicizia, credo che recentemente si sia trovato un'altra con cui uscire, ma me lo stia tenendo nascosto. Io tengo molto a lui e credo che anche lui un po' tenga a me. Che cosa dovrei fare? Però Gianluca, no? Lasciami dire un attimino la mia. Cioè, se Alice non trova il coraggio di dichiararsi, cosa si aspetta? Che pretende? Infatti, ma forse è un po' impaurita dal fatto che lui è un uomo un po' inaffidabile. Infatti, io diciamo consiglierei questo, insomma, proprio in nome, diciamo, del vostro legame, cara Alice, di essere sincera, a prescindere poi dalla sua risposta, di dichiarare comunque il tuo interesse. E poi no, se lei pensa che lui sia inaffidabile, cioè come dice di sentirsi presa da lui, innamorata in un certo senso, sei inaffidabile, ti sei innamorata anche della sua inaffidabilità. Vabbè, diciamo che noi donne siamo un po' attratte dal cattivo ragazzo. Il bello dipende. Impossibile, come si dice, dai, penso dipende. Che... Alessia, tu il bello è impossibile. Sì, sì, è bello quel mistero che si viene a creare, però a un certo punto, cioè, non dico che mi devi dare per forza tutte le certezze perché poi mi annoio, però ci vuole un minimo di, no? Diciamo un po' che di se, brio, dai. Diciamo che secondo me è bello sentirsi, sì, corteggiate, ma soprattutto desiderate. E i playboy sono molto, molto bravi, no, a far scattare questi meccanismi. Cosa ne pensi, Gianluca? Sì, diciamo che, insomma, poi l'attrazione mentale è quella che fa scoccare un po' la scintilla, però è pur vero che... Insomma, non è anche bello poi trattare male, insomma, una ragazza con sufficienza o fare sempre un po' quello ma che se la Ma Gianluca, è. Un playboy che tecniche adotta per riuscire ad arrivare Qual alla preda? Qual è il suo manuale? Utilizza il manuale? Io penso, dai, diciamo che, insomma, il corteggiamento all'inizio è bello, insomma, importante, assiduo, quindi... È bravo nel corteggiare, poi però, insomma, dopo un po' lascia un po' la presa, no? E quindi poi ti rimane un po' come degli scemi, no? Ma secondo te playboy potrebbe essere sinonimo di narciso? E poi sul narcisismo possiamo aprire proprio una possiamo grande... Possiamo aprire una rubrica. Una grande... sì. Aprire un altro spazio. Una rubrica sui casi cioè, clinici. Cioè, il playboy è un po' un narciso? Sì, diciamo che si fa un po', diciamo, adulare, no? Si fa pure adorare, insomma, poi a chi è che non piace essere, insomma, adorati, un po' adulati, no? Quindi secondo te un pizzico di narcisismo ce l'abbiamo tutti? Ah, un pochino sì, ecco, diciamo che non deve sforare un po' nel patologico, ecco. Perché certo, poi... c'è chi magari lo manifesta di più e chi ce l'ha più esatto. Latente, quindi... Esatto, quindi tanto. Ecco, io insomma consiglierei a questa ragazza di essere comunque sincera. E poi, cara Alice, sei giovane, immagino tu sia una bellissima ragazza, e, voglio dire, se dovesse poi anche con te rivelarsi un playboy, chi se ne frega, ne trovi un altro e insomma saranno dolori per lui, cioè peggio per lui, no? Ragazzi, siete d'accordo? Sì, bisogna comunque viverla fino in fondo e poi alla fine capire se ne valsa ne la, vale pena, la pena, ne vale la pena. Esatto, e non è facile esatto. Capirlo, lo garantisco. Esatto, io diciamo lancerei la prossima canzone, sempre della regina del varietà. E la dedichiamo proprio a lei. Esatto, proprio che dolore, che dolori. Ad sentiamo. Alice, vai. Tiene fuori una biondina.
che dolor, ma io direi anche che calor, che calor. Gianluca, ti abbiamo visto proprio mentre ballavi, ma ti stai divertendo? Noi ci stiamo divertendo tantissimo. Ero scatenato, poi insomma, come non poter ballare sulle note di Raffaella Carrà, che è la regina del varietà, insomma, tutti noi possiamo imparare veramente qualcosa da questa grande regina. Ma che dici, Cupido, introduciamo la prossima lettera? Ci penso io. Sì, dai. È volontaria, lo vuole fare lei. Chissà perché. Ma secondo voi le scelgo perché mi ci rivedo o perché voglio fare la brava ragazza che legge le lettere? Qui si parla di ex. Aia. Chi lo sa? Se Aia. Volete la leggo, se no me ne vado. Vai, leggila. Ok. Allora adesso sentiamo la storia di Valentina, perché sono proprio curiosa di sapere cosa ne pensi tu, Gianluca. Allora, Valentina ci scrive: ho frequentato un ragazzo per 2 mesi, una relazione veramente bella e semplice, tutto era molto spontaneo, la nostra voglia di passare tante ore al telefono, di vedersi e anche stare insieme in modo semplice. Ero felice e pensavo che lo stesso fosse per lui, lo vedevo molto preso, molto stimolato, però all'improvviso è tornata la sua ex fidanzata. Loro sono stati 7 anni insieme, prima che lei lo lasciasse. Ora gli ha rivelato di non essere più sicura della decisione e lui mi ha detto di voler ritornare con questa persona. Mi ha confessato però che gli manco, ma che anche sente di doversi togliere dei dubbi. Ora mi ritrovo come una stupida a cercare delle risposte che nessuno può darmi e penso a come vadano le cose tra di loro. Controllo il suo profilo sui social di continuo, vorrei scrivergli, ma per dire cosa? Il suo ricordo mi perseguita. Wow! Aia. Ammazza! Cupido, a te la parola! Questa frase finale mi ha proprio devastata, il suo ricordo mi perseguita, come si fa? Mamma mia, vabbè, cara Valentina, diciamo che non credo tu sia né la prima né l'ultima che vive una situazione del genere, insomma, purtroppo ognuno ha un passato, purtroppo e per fortuna ognuno ha un passato e quindi a volte questo passato può fare capolino. Però Gianluca, ti dico, sì. No? Sì. Se questo ragazzo le diceva di star bene con lei, era tutto così bello, così spontaneo, cioè perché il passato che ritorna deve andare a intaccare un bellissimo ipotetico futuro? Non era così allora? Ma diciamo ecco che l'amore ha poco di razionale, ecco, insomma, al cuore non si comanda. E, quindi secondo te forse non era pronto per una nuova relazione, quindi il ritorno dell'ex l'ha un po' destabilizzato? Probabilmente sì, perché comunque evidentemente avevano delle questioni ancora in sospeso, noi poi non sappiamo la storia di questo ragazzo, Valentina ci parla solamente, diciamo, del suo punto di vista, quindi noi non sappiamo i motivi per cui si fossero lasciati, insomma, il ragazzo prima con la sua ex. Quindi e in questi casi cosa consigli? Ma in questo caso, allora, io prima di tutto direi a Valentina di non darsi proprio della stupida, anzi, proprio in questo momento deve comunque essere complice di se stessa per affrontare un momento sicuramente non facile. Al momento ovviamente tutto le sembrerà strano, privo di senso, però ecco una mia cara ecco, persona diceva sempre tutto ha un senso, quindi probabilmente ora non lo trova, però presto o tardi queste risposte arriveranno. Però, Gianluca, e se per assurdo, lui quindi è tornato con l'ex, le cose con l'ex non vanno bene e ritorna dalla nostra cara scrittrice della lettera Valentina. E Valentina che lo dovrebbe mandare a quel paese come minimo? Ma bella domanda. Cosa dire? Bisogna, ecco, pure in questa situazione trovarsi. Se Valentina sta male, insomma, pensa che è una relazione che poi abbia, insomma, la sua importanza e vuole riprovarci, insomma, perché no? Però, ecco, cara Valentina, un consiglio spassionato: non andare sui social, non guardare storie, cose varie, le risposte inevitabile, non ti puoi... inevitabile fare un po' di stalking, diciamo. Sei esperta, Pina.
Però aspetta, aspetta, che mi interessa questa beh, è cosa. un modo per riuscire a capire un po', anche vedere le storie, dove si trova la persona che interessa, con chi, dove va, che Quindi te ne tipo. intendi tu di questa cosa? Sì, A volte invece. sono professionista in questa Ah, che cosa. cosa stiamo scoprendo? Bisognerebbe però, ecco, rimanere un po' distaccati anche per aiutarsi un po' Quindi a secondo te prendere distanza. bisognerebbe far schiarire le idee e quindi dire, senti, bello mio, schiarisciti le idee e poi semmai torna Esatto. fra un po'. Però non è Torna detto fra che un po'. poi possa trovare la situazione Invariata. invariata. Guarda, io consiglierei Valentina di trovarsi una persona risolta, una persona comunque che non si svegli una mattina e pensi di non amare più la ragazza che è al proprio fianco. Però Gianluca, possiamo dire che gli uomini a volte sono un po' vulnerabili di fronte all'ex, cioè basta poco per farli tornare subito sulla, diciamo, sulla dritta, sulla vecchia via, con estrema facilità. L'ex si sveglia, lo rivuole e riesce quasi sempre a riconquistarlo. Ma secondo te come mai? Ma diciamo ecco che siamo tutti un po', come dire, abitudinari, no? Nel senso che poi la novità a volte ci fa anche paura. Quindi la via, ecco, già, come dire, vissuta a volte ci mette più tranquillità. Diciamo la zona E comfort, una sorta di zona esatto, comfort. Brutto, esattamente, cioè sì. ha un'accezione negativa per me. Allora, da me in Sicilia, non lo dico in siciliano perché No, nessuno dillo in siciliano, capirebbe. potrei tradurre perché anch'io sono siciliana, quindi dillo in siciliano. Allora, da noi si dice, c'è un detto che dice, culassa asciata vecchia e picchi da nova, sapi chi tu cacecca, ma non sapi chi tu Oddio, cacciova. io Quindi, sono di no, Roma, non ho Cupido, ci capito. Mi penso sono io. impappinata Spero che l'abbiate In capito. poche parole, chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa Ecco. benissimo cosa sta lasciando, ma non Non sa sa cosa cosa trova. potrebbe trovare. Esatto, c'è questa doppia faccia della medaglia. Quindi sì, da una parte la novità ci intriga, ci affascina, però anche insomma la nostalgia, la malinconia può avere il suo peso, Però dobbiamo avere il coraggio, lo dico anche per me, per Pina, per tutti, dobbiamo avere il coraggio di ricominciare. Non ci possiamo, non Alessia, ci possiamo. ti vedo Aspetta, fammi finire il fermare. concetto, io mi sto sforzando e sto sudando. Non ci possiamo prendere la malinconia di cosa è stato, ma viviamoci strade nuove, porca miseria. Perché, ragazze, diciamolo, la minestra è riscaldata, Non no? piace. Non piace, no? Giusto, non piace la minestra riscaldata. Ognuno, diciamo, o voi, ogni ragazze, vi voglio proprio dedicare questa canzone, la voglio dedicare pure a Valentina. Meritate un uomo che urli solo a voi, sei bellissima, no? Come minimo, Ecco. presentamelo, regia. Allora, sentiamo questa canzone meravigliosa di Loredana Bertè. Non vediamo l'ora. Senti Gianluca, ti devo Ecco, confessare una cosa, ti voglio confidare. dai, sono Cioè, tutti orecchi. io le emozioni che provo con questa donna non le provo con un uomo. E qui parte l'applauso del pubblico. Ah, Cioè, pensavo noi che siamo potrebbe. colleghe, amiche, ma ti giuro, cioè, mi rivedo in quella lettera dove dice se diventassi Ma omosessuale. potrebbe essere una confessione questa. No, no, Pensavo ragazzi. che invece fossi stata folgorata da Ovviamente me, scherziamo. Alessia. Cosa Gianluca, cosa dicevi? Mi sembrava invece che tu fossi stata folgorata da me. No, guarda, ti No? sei montato troppo la testa. Io ti dico che se Pina fosse stata un uomo, sarebbe stata il mio uomo. Però è donna e rimane amica Ma mia. io mi sto emozionando, ma quanti complimenti! Certo, se spunti vestita così, cioè, non ci siamo. Come Gianluca, una Barbie Girl. ti piace il mio tailleur?
Ah, infatti lo stavo vedendo, ma proprio in linea con il nostro logo del pettegolezzo. Hai visto? Abbinata. Tra l'altro ho scelto questo tailleur e deciderò di indossarlo in tutte le puntate. A volte indosserò anche un abitino rosa che mostreremo. Non lo svegliamo troppo. E invece la nostra Alessia... Cosa? Alessia, questo colore albicocca, dai, mi piace. Siete Parliamo proprio... anche un po' di stile, perché poi tu sei abbastanza ferrato in questo argomento. Avevo consigliato anche qualcosa sul grigio, sul ghiaccio. Secondo te con i suoi colori... Che colore dovrei indossare? Dammi un consiglio. Ma io direi anche un bel rosso per la prossima volta, perché si parla d'amore, insomma, poi sei siciliana, sei passionale, fuocosa, no? Brava, allora la prossima volta te lo prometto qui, sarò vestita di rosso. Un rosso Valentino, e dai. Va bene, già in viso sono rossa, sono accaldata con tutte queste cose che stiamo dicendo, mi stanno facendo salire le calorie. Le calorie? Sì, le calorie. Le calorie quelle... Quelle non mangiate, perché si avvicina, insomma, no, l'orario della cena è già passata da un po', però noi dopo pensiamo di uscire a bere qualcosa. Se vuoi venire con noi, Gianluca, sei invitato. Grazie, ragazze. Dove vogliamo andare? Qua Pina è... Purtroppo ci penso non io, può, adesso... Però... Adesso è molto bello andare a bere dei drink sui roof, no? Sulle terrazze. Sì. Lei è la specialista. Sempre con attenzione, ricordiamo, dai, sempre con le dovute attenzioni in questo periodo. Certo. Esattamente. Chiaramente sì, sempre rispettando le misure governative, però sembra che tutto stia tornando ad una seminormalità. Dai. E allora, che ne dite di andare avanti con l'ultima lettera e, se permettete, vorrei leggerla io. Tutta tua. Dai, ascoltiamo. Allora, mi sposto pure. Beh, ascoltiamola. Allora, chi scrive è Paola, una donna di 78 anni che ancora crede nell'amore, nella voglia di innamorarsi alla sua età. Gianluca, leggiamo cosa scrive. Ho 78 anni, ma la mia mente resta brillante come quando ne avevo 30. Ho costruito da sola il mio lavoro e il mio successo. Ho sempre lasciato i miei ex mariti perché non ho mai tollerato i loro tradimenti. Eppure loro hanno continuato ad aggrapparsi a me, sempre bisognosi di aiuto e di supporto. Ora mi ha cercata un uomo del quale sono stata innamorata 15 anni fa. Il mio cuore ha avuto un ritorno di fiamma, lui mi corteggia e mi manda fiori. Mi ha confidato però di essere malato e tra le righe mi ha chiesto amore, aiuto e supporto psicologico. Perché nella mia vita ho incontrato sempre uomini fragili che hanno bisogno di me? Avrei voluto al mio fianco chi mi proteggesse e supportasse. Non ti stupire se alla mia età penso ancora al futuro. L'età anagrafica per me è una convenzione. Vorrei finalmente al mio fianco un uomo che non abbia un disperato bisogno del mio appoggio. Caro Cupido. Allora, cara Paola, questa è tosta, sì. Io non mi stupisco assolutamente che tu pensi ancora al futuro, anche alla tua età. Insomma, l'amore può fare capolino veramente in ogni momento, a 20 anni, 30 anni, 40 anni, insomma, 70 anni. È proprio questo lo spirito di questa rubrica, un po' comunque farci sognare, vedere un po' che cosa succede a ognuno di noi. E l'amore arriva quando poi uno meno se lo aspetta, come fosse poi sempre il primo e a prescindere da ciò che è scritto sulla nostra carta d'identità. Voi che pensate, ragazze? Io penso che a volte nella vita si possano incontrare uomini che un po' si adagiano sulla donna forte, sulla donna indeterminata, altri invece la temono proprio. Sì, diciamo ecco che Paola comunque dice che nella sua vita ha incontrato sempre l'uomo magari più debole, che cercava il suo supporto. Però ecco, cara Paola, mi viene da pensare che poi sotto sotto forse anche tu in qualche modo ne sia attratta dall'uomo più debole, no? Comunque tu dici che sul lavoro sei comunque sempre stata una donna autorevole, insomma autonoma. Probabilmente, ecco,
Ma perché lo diciamo, Gianluca, si sa, noi donne, per quanto ci possa piacere l'uomo forte e tutto, a un certo punto c'è anche una parte di noi un po' da croce rossine, no? Protettiva. Esatto, un po' protettiva. Esatto. Però non si deve esagerare, perché poi magari ti ritrovi con un uomo che devi veramente supportare, ma non supportare nel termine bello del termine, ma proprio stare dietro e imboccarlo a un certo punto. E ecco, diciamo la croce rossina fino a un certo punto, però ecco, come dicevo, probabilmente però... La nostra Paola, come dire, ha proiettato insomma il suo atteggiamento che mette poi nel lavoro anche nelle dinamiche di coppia, e quindi un po' la parte autorevole, la parte un po' più forte, ecco. Comunque, ecco, neanche a 78 anni è mai troppo tardi, insomma, per affacciarsi alle novità. Quindi, insomma, voi che dite? No, chiaramente l'amore non conosce età, però penso che ogni fascia di età viva l'amore con consapevolezze diverse, sì, anche con un'intensità differente. Tu come vivi l'amore, Pina? Io lo vivo appieno senza mai pensare di dover calibrare troppo le mie emozioni, cioè mi lascio andare appieno e sono me stessa, certo, quello è proprio la chiave per poter viversi un rapporto, certo, con spensieratezza. Certo. Tu invece, Alessia? No, pure io sono straintensa, quindi la penso esattamente come te, anche se lasciarsi andare troppo a volte può essere un po' controproducente, perché c'è tanta diffidenza in ballo. Quindi secondo voi che cosa dovrebbe fare la nostra Paola? Insomma, dare la possibilità a questo spasimante del passato, o invece proprio perché già ha capito che è un uomo debole, cercare altro? Guarda, io non mi sento di dare dei consigli, perché capisco che magari in un momento di delicatezza in cui magari il suo compagno, il suo marito, quello che è, chiede aiuto, che magari ha una malattia, un problema, subentra la tenerezza e l'affetto. Però certo, bisogna scindere le cose. Perché io posso dare il mio supporto, però poi magari cerco altro e sono sincera, te lo dico, cerco altro, però avrai sempre il mio supporto. Io consiglio di lasciare proprio perdere questa storia, perché penso che possa rischiare di avere accanto un uomo sfigato. Ma chi vuole un uomo sfigato, Gianluca? Ecco, chi lo vuole questo uomo sfigato? Magari quelli che non hanno il coraggio di, insomma, viversi delle relazioni, no? Quelli che neanche ci provano. Ma infatti, lasciamoli stare, dai, questa categoria è da abolire. No? Svegliatevi. Prova, magari. Alessia fa un appello a tutti gli uomini d'Italia, dice svegliatevi, dovete svegliare. Ecco. Porca miseria. Un appello in sovraimpressione. Cosa dici, scusa, ti ho perso. No, niente di importante, ti prendevo in giro. Gianluca, ma tu cosa ne pensi dell'uomo attratto dalla donna di successo? Fa paura? Allora, diciamo che secondo me all'inizio può attrarre come cosa, però poi magari si può innescare un po' di competizione, perché... Brutto. Però ecco, meglio non innescare queste dinamiche, perché anzi uno in un rapporto deve essere complice dell'altro, non ci devono essere competizioni o insomma forme di rivalità. Gianluca, e con queste belle parole noi ti dobbiamo salutare, però... No, però sabato prossimo ci vieni a trovare, perché abbiamo un mondo di cui parlare. No, ragazzi, io volevo parlare di altre lettere, di altre cose. Tesoro, è arrivato il momento dell'Aperol, l'abbiamo passato tutta l'intera serata insieme. Va bene, allora, insomma, ci vediamo sabato prossimo con nuove lettere, nuove storie, chissà che succederà. Mi raccomando, fai un'ottima selezione delle lettere, vogliamo argomenti più che ci scuotono. E non vediamo l'ora di commentarle con te. Vi stupirò. Cupido, grazie, vi stupirò. Mille, Gianluca. Grazie, Gianluca, buona serata. A presto. Presto. È andata, è volata questa puntata, siamo già alle fasi finali. È volata, io mi sono divertita tantissimo, però allo stesso tempo non ti nascondo che
qualche pensieruccio ce l'ho. Perché, in che senso? Perché aver letto queste lettere, averle analizzate con il nostro ospite di eccezione, il nostro psicologo del cuore, mi ha fatto riflettere, sì, e spero anche che abbia fatto riflettere i nostri telespettatori. E noi adesso vi salutiamo, vi ringraziamo per averci seguito, vi aspettiamo sabato prossimo. Coordinatissima! Sì, davvero, incredibile! Allora, mi raccomando, buona serata! Buona serata!